provo. Vai. Allora, un premio così importante, Vittorio Gassman, per il miglior attore protagonista. Che effetto ti fa? Che emozione? Ancora non ci credo io, nel senso, essendo il primo d'aprile, credo ancora sia uno scherzo. Quando me lo daranno questa sera ci crederò, insomma. Non lo so, è un orgoglio che non saprei dire, perché l'anno scorso ero qui quando lo ritirava Tony Servillo e sono stato altri anni qui, perché è un festival che mi ha portato sempre veramente una grande fortuna. E miglior attore protagonista è una frasona, diciamo, no? E quindi quando arriva sei felicissimo, frastornato, spero di meritarmelo. Se qualcuno me l'ha dato, evidentemente sì, me lo prendo con grande orgoglio, consapevolezza per il tanto lavoro effettuato su questo film, su questo ruolo, però anche con uno stupore incredibile, perché Vittorio Gassman è stato uno dei più grandi attori che non solo l'Italia abbia mai avuto, insomma è stato uno dei più grandi interpreti di questo mestiere. E quindi ricevere un premio intitolato a lui è anche un onere, perché significa che in qualche modo devi continuare a cercare di meritartelo, non so come dire. È un film con una trama intensa e a tuo parere l'umanità può salvare lì dove ci sono realtà così difficili, dove c'è il malaffare, la malavita, l'amore, l'amicizia possono salvare? Ma io penso che siano le uniche cose che possono salvare. Questa è anche la storia. È una storia d'amore questo film, è una storia d'amore tra due amici, è una storia di fratellanza, amore inteso in questo senso, è una storia d'amore verso una moglie, verso dei figli, verso una madre, verso un padre che non c'è più. E poi anche la storia dell'importanza di trovarsi dei maestri nella vita, perché se uno non trova dei maestri o delle maestre, naturalmente, è difficile che riesca ad uscire da alcune situazioni che non si trovano soltanto nel periferia, perché è vero che è un film ambientato in una periferia, ma quelle situazioni di disagio, di solitudine, di non comunicazione, di non comprensione, credo che gli adolescenti, soprattutto questi ultimi due anni di pandemia, l'abbiano vissuta in tutta Italia, dalle grandi città alle cittadine di provincia. E bisogna avere la fortuna e la predisposizione ad incontrare dei maestri e scegliersi, avere la fortuna di scegliere un buon maestro che ti capiti per la tua strada. È anche la storia di questo maestro che con la totale, come dire, inconsapevolezza e umiltà e senza ovviamente sentirsi maestro di niente, perché i grandi maestri hanno questo di straordinario, che non si sentono maestri assolutamente. I maestri li fanno gli allievi, non ci si può definire maestro da solo, insomma. Insegna quello che sa sul pugilato, sperando sia utile a questo personaggio interpretato da Giacomo Ferrara. Ed è un film che ho amato tantissimo, ringrazio Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis che hanno scritto questo film e che mi hanno chiamato per interpretare questo ruolo, che mi ha portato qui, e anche la produzione, perché non è scontato che per un'opera prima si investa così tanto nella preparazione del film, perché noi con Giacomo ci siamo preparati 3 mesi prima, lavorando ogni giorno, 2 volte al giorno con Giovanni De Carolis. E non è scontato in Italia che si faccia una preparazione così accurata, precisa, maniacale. Quando lo vediamo nei film americani diciamo che bravi quelli. Dobbiamo riconoscerci anche quanto siamo bravi noi, non lo sto dicendo a me, ma è un complimento alla produzione che ci ha dato la possibilità di arrivare sul set nella maniera migliore, insomma. Senti, Vinicio, Alessio De Leonardis e Fabrizio Moro hanno detto di aver pensato già a te durante la stesura della sceneggiatura. Che effetto ti fa questo, diciamo, questo carico, diciamo, questa scelta? E come hai lavorato con loro? Perché so che avete collaborato molto poi per definire il personaggio. Io penso che sia la cosa migliore che possa succedere ad un attore.
perché quando dei registi, sin dalla scrittura, scrivono su di te, sull'attore che sei, non sulla persona che sei, sull'attore che sei, che è anche la persona che sei, va bene. Poi hai tutta la possibilità, come dire, di dialogo con loro, no? Perché ti spiegano perché ti hanno scelto, perché hanno pensato a te, perché hanno scritto su di te. E questa cosa, secondo me, è straordinaria, perché semplicemente dà la possibilità di approfondire molto di più quello che andrai a fare sul set. Abbiamo lavorato con una confidenza, un dialogo, una fiducia e una stima reciproca incredibile. Siamo arrivati sul set che sembrava che ci conoscevamo da 25 anni. Perché poi loro hanno ambientato questo film nella Roma del 1998, perché erano gli anni della loro adolescenza e che era anche la mia, perché siamo coetanei. E questo devo dire che ci ha molto legato, perché alcuni ricordi, alcune umanità di quella Roma lì, che non c'è assolutamente più neanche nelle periferie, ci ha legato moltissimo, e questo dialogo credo abbia fatto sì che io portassi in scena sul set tutti i temi che hanno scritto loro, tutti i temi che loro volevano portare sul set con questo personaggio. E quindi è anche per questo che li ringrazio, di questa stima e di questa fiducia per questo ruolo, perché lo avevo compreso già, però con questo film l'ho veramente assimilato meglio. Credo un attore senza un ruolo scritto bene può fare molto poco. Si può salvare, può salvare il film, può salvare la faccia, però non vai così in profondità se non c'è un ruolo scritto bene e un regista, in questo caso due, che ti dirigono. Ok, va bene, grazie. Grazie a voi.